Siamo Viola Graziosi, Graziano Plaza, siamo qui per darvi giusto due informazioni sullo spettacolo che vedrete. Intanto ringraziamo la dirigente didattica Roberta Leporati per averci invitato. Noi siamo arrivati 3 giorni fa e abbiamo dato veramente un piccolissimo aiuto a questo grande lavoro che è stato fatto da tutti gli insegnanti della scuola, che sono persone veramente meravigliose. E quello che vedrete stasera sono tanti ragazzi, uno più bello dell'altro, che vi porteranno il teatro, il ballo, la musica, il canto. E chiaramente è un po' una follia questo grande lavoro, e quello che vi chiediamo è di sostenerci e di creare insieme a noi la vibrazione che i ragazzi vi porteranno sul palco. Il teatro è veramente l'arte dell'incontro e la possibilità di vibrare insieme e risuonare insieme. Noi avremo 1000 difficoltà su questo palco perché, appunto, essendo tanti, cercando di mettere insieme le cose per portarle a voi e farvi godere di tutta questa bellezza, e vi chiediamo di partecipare insieme a noi e sentirvi parte di questo grande gioco, di questo grande sogno che ci dà vitalità, che ci dà speranza, che ci fa sentire insieme. Io soltanto per... una cosa, la radio ci è stato proposto dalla dirigente Roberta Leporati, abbiamo fatto una cosa sulla radio e abbiamo subito trovato l'idea particolarmente interessante, anzi entusiasmante, perché la radio è qualcosa che appartiene, per chi ha una certa età, diciamo, appartiene alla nostra storia, appartiene alla nostra crescita da una parte, però ci siamo anche posti la domanda su che cosa è adesso la radio anche per i ragazzi e come si può riuscire a far scoprire il senso della radio, che ha a che vedere con la storia, a che vedere con gli eventi, dai gol delle nazionali all'atterraggio sulla Luna, a tante cose che hanno in qualche modo fatto parte della nostra storia, della nostra vita. Per cui quello che vi chiedo e vi dico è che io trovo che sia bellissimo il titolo che è stato dato a questa serata, Una vita in sintonia. La sintonia è qualcosa, appunto, come diceva Viola, che ha a che vedere con una vibrazione, è la vibrazione dell'onda sonora, è qualcosa che va oltre le frontiere, va oltre i confini stessi che possiamo porre o che possono porci. E l'onda sonora è qualcosa che riesce a travalicare, riesce ad andare oltre, per cui arriva dritto dritto nei nostri cuori, come la voce della radio ci ha, come dire, accompagnato per la nostra esistenza. Ora avremo il professore che ci verrà a dare un piccolo prologo, e dopodiché avremo Carlo, il professor Carlo, che invece sostituirà il protagonista, perché nei giorni scorsi abbiamo fatto una sostituzione per ragioni varie di tempi, di Covid, di cose di questo genere, per cui abbiamo dovuto creare questa sostituzione, per cui anche se la sa quasi tutta a memoria, ma avrà un libro in mano, e quindi dobbiamo sostenere in maniera sintonizzarci anche su questo. Salve a tutti. Il teatro è come la vita, si fa con quello che c'è. E viva, buona serata. Allora, a me tocca, come è stato detto, fare un piccolo prologo. La poesia è nelle cose, la poesia è nell'aria, la poesia è negli oggetti, fin anche in oggetti vecchi come la radio. Già vederla mi riporta indietro di una quarantina d'anni, ad un episodio che è rimasto nella mia, mi ha segnato, è rimasto nella mia memoria, nella mia storia. A pochi passi da casa di mia madre, più di 40 anni fa,
abitava un sarto che ascoltava la radio tutti i giorni e ascoltava trasmissioni culturali, no? Ascoltava Albertazzi, ascoltava i canti della commedia. Il mio incontro con Dante è avvenuto non in piccola età, può accadere in seconda media, grosso modo, di incontrare i classici e di leggere la Divina Commedia, di ascoltare la lettura della commedia. A me è capitato così, da questo sarto che grazie alla radio, da autodidatta, l'aveva imparata a memoria tutta, la sapeva tutta. E siccome da noi fa sempre caldo, stava sempre seduto sui tre gradini fuori di casa, faceva finta di cucire e guardava da un lato e dall'altro. Quando mi vedeva sbucare dall'angolo del vico di casa di mamma, perché a mezzogiorno così dovevo prendere un po' d'aria, mi bloccava a un metro. Io ero al primo anno di università, per lui ero già un professore. Mi bloccava e recitava a memoria un verso pretendendo che io continuassi, perché lui era sarto, io ero professore, dovevo continuare io. Ora, fosse stato nel mezzo del cammino di nostra vita, sapremmo continuare tutto, ma il 12 del purgatorio lo conosci, io non sapevo. Allora faceva quello, che ne so, si metteva lì seduto, mi bloccava e faceva, mestier non era? Ci sapevi il mestier non era? Me ne tornavo a casa, non facevo più la passeggiata, prendevo il libro, andavo a vedere, state contenti al più, ma la gente che se potuto avesse veder tutto, mestier non era parturir Maria, mi preparavo tutta la notte davanti allo specchio, dicevo domani lo frego, saprò continuare, andavo lì, il mattino dopo quello mi fermava, i campi sono cinque, tutti cangia il campo, quel delinquente, o faceva, perciò a un metro da me, mi bloccava, faceva, se mai continga, se mai continga, poi mi dava 3 secondi di tempo e faceva questo gesto. Dice, fa bene, fu sarte che me che tanta qualche cosa. Io tornavo a casa, studiavo tutta la notte, se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano, cielo e terra. Ah, durò anni, cari miei, questa depressione, anni, che ogni giorno quel che andava a casa non riuscivo mai a. Finché la seppi tutta, anch'io, aiutato pur dalla radio, sentivo Carmelo Bene, Albertazzi, la seppi tutta. Quella mattina non lo trovai più, era morto, di morte naturale, ma era morto. Io sto aspettando di andare all'inferno, perché lui era all'inferno, torturato un ragazzo come me, io sono moreno, andrò all'inferno, gli fammi la loro domanda, che volte la saprei dire tutta la commedia, delinquente. Quindi la commedia può essere incontrata in questo modo. La radio anche, la radio mi ricorda qualche decennio dopo, quando stavo in galera. Cioè, non che sono stato in galera, io sono andato a far lezione al carcere a Turi, se capite dall'accento che vengo dalla provincia di Firenze, vero? A Turi, a Foggia, a Lucera, a Bari, eccetera. Allora, in un incontro al carcere di Turi, e al carcere le persone che sono lì, diciamo, in permanenza, ascoltano la radio tutte le day. E allora, stavo lì, quella prima della pandemia, nel 19, stavano 150 persone in attesa che io cominciassi e dovevo parlare di Leopardi, un altro grande classico dell'infinito, no? E prima che cominciassi a parlare scambiamo due parole con la direttrice, quando uno baldanzoso al primo banco s'alzò e gridò, maestro, quanto è dura sta cosa qua? Io mi giravo le scatole e dicevo, perché ci ti dà a fare, devi uscire stasera, non so, non capire. E quando disse, no, non vi dico l'aggettivo che mise sul magistrato, scudicchiete co, ma andate 3 anni e 7 mesi, beh, può durare pure 3 anni e 7 mesi, stai calmo, mo ti spiego le cose. E allora, poi si alzò di nuovo, perché non contento, si rialzò e disse, maestro, comunque io qua sto per sbaglio, si capisce, dice, vieni, dice, no, la direttrice se n'era andata, stavo chiuso con tutti i 50 cristiani, allora disse, si capisce, tu sempre sbaglio, pure io, fratello mio, pure io mi trovo, anch'io preside, mi trovo qua per sbaglio, tu stai a sé, mi trovo per sbaglio, perché dissi, 55 anni fa, il giorno di prima elementare, io uscì di scuola, oggi ne ho 62 di anni, a Silvia della scuola mi venne a prendere mio padre, primo giorno di prima elementare, poi non è venuto più per tutta la mia carriera scolastica, ma manco quando mi sono laureato, un uomo coerente, è venuto di più, non come certe caraprese, certe rapporto scuola-famiglia di oggi, non se ne fa di più, ogni dica dice, ma come va mio figlio, come fai, come ci vai a dire oggi, fino a fare, allora, come
mi fece quel giorno questa domanda, mi fece sedere sulla bicicletta e disse: Trifone, perché il mio nome è Trifone, Trifone, dici, che c'è papà? Ti piace andare a scuola? Io dico, ah, prima di la festa domanda, e io sbagliai, preside, dissi sì, sono 55 anni, prima da tempo, tanto che non si esce più da questa scuola. Molto meglio, mio fratello di un anno più piccolo di me, l'anno dopo, perché mio padre querella, andò a prendere pure lui, primo giorno. Certo, la carriera scolastica di mio fratello fu molto più breve. Nicola, ti piace andare a scuola? No, disse Nicola, un uomo felice mio fratello, un uomo felice. E allora dissi a quelle 150 persone al carcere, la tua carcerazione, la pandemia diremmo noi oggi, la mia situazione, la mia malattia, quel muro, quella siepe di cui parla Leopardi, io nel pensiero mi finco, io sono più forte della pandemia, della malattia, della carcerazione. Avete sentito ripetere in questi anni più volte, la poesia ci salverà, l'arte ci salverà. A parte che la citazione "la poesia salverà il mondo" viene proprio da uno scrittore, non si può dire da chi spirito, uno scrittore russo, non si può dire chi. Allora, la poesia salverà, cosa significa? La poesia non è fuga dalla realtà, la poesia è come il QR code del telefono, tu clicchi e vedi ciò che l'occhio umano non vede, ascolti una canzone, vedi un filmato. La poesia è potenziamento della realtà, ascolterete un pezzo di poesia oggi. La poesia è nelle parole, le parole sussurrate le sentirete, urlate, declamate, le parole della radio, le parole, la poesia è nei piccoli gesti e nelle parole. La poesia ci salva nel senso che ci porta oltre l'arido vero, è come il QR code, è un potenziamento della realtà, non è una fuga dalla realtà, perché ciò che accomuna tutti noi qui oggi non è né che lei è dirigente, né che lui è assessore, né il ruolo, né il titolo di studio, no, ciò che accomuna noi oggi qui sono i sentimenti, perché tu oggi hai avuto il desiderio di una carezza, o di tirare il pizzico ad un altro, i sentimenti e le emozioni. Allora bisogna leggere i poeti non per compilare ducine domande, tanta tabella come vogliono certi cattivi professori, che per ogni verso di Leopardi ducine qua, basta con le analisi del testo, del sangue e del diabete, si legge per accarezzare i nostri sentimenti e le nostre emozioni, punto e va, si legge a voce alta. Basta, si legge e basta, come in autostrada quando leggete scritto, quando guidi, guida e basta, quando leggi, leggi e basta, io lo fotografai, lo modificai e lo dico dappertutto, quando leggi, leggi per accarezzare le emozioni. Nella storia della radio che state per ascoltare sentirete anche parlare della luna, cioè sentirete il messaggio del 1969 quando avvenne il primo allunaggio dell'uomo. Beh, a dire il vero, il primo uomo sulla luna ci andò 650 anni prima, Dante Alighieri, nel 1319, scrive del canto della luna, sta sulla luna, lui e Beatrice, siccome Beatrice è santa, gli disse, Beatrice, ci sono sti macchi tu, perché sulla terra ci dice neanche ci dice l'altro, che cosa sono le macchie della luna, le macchie lunari? E Beatrice, cara preside, in quell'istante, non rispondendo a Dante, inventò la Flipped Classroom. Cioè la Flipped Classroom è una metodologia didattica contemporanea secondo la quale tu, il ragazzo fece la domanda al professore, dice, professore, cos'è quello? E dico tu, e ci ti fai che mi affetta? Non so, tu capi? Una volta mi sono da me che rispondi, non lo so. Beatrice disse proprio così, non rispose, e disse, e tu da te che ne pensi? Oh, Dante, incoraggiato da questo invito di Beatrice, diede la risposta, disse, per me quelle sono ombre. No, disse Beatrice, già sei stato condannato a molte volte, quei ammazzati ancora, zitto, perché per definizione da Platone fino a San Tommaso, i corpi celesti sono perfetti, non hanno protuberanza, è un peccato grave dire una cosa, è come se Dio non avesse saputo fare le sfere. Io da bambino me lo chiedevo sempre,
dicevo, se mia nonna l'Oseto, sempre in provincia di Firenze, fece il polpetto che tu ci puoi giocare a biglie, o padre eterno non sa fare le biglie come le fa mia nonna, fosse venuto a fare un corso che c'entra mia nonna, se barra di fare il polpetto con lui, possibile che? E Dante dà la spiegazione che avrebbe dato Galilei 300 anni dopo con il cannocchiale, ma Dante non aveva il cannocchiale. Ma questa è un'altra storia e quindi ve la racconterò un altro giorno. Adesso mettetevi comodi, spegnete i cellulari perché vi dovete lasciar catturare dalla magia del teatro. Guarda, lì, vedi dalla Dani, c'è da fare. Ma
morto. Aspetta, e gli hai risposto Roberto? E che ti ha detto? Che sono già qui, ti ho chiamata. Wow! Che bello qui, eh? Ma che schifo, e poi guarda qui! Io me ne vado, sono allergica alla polvere. Aspetta, sono io che con te. Non sei mica un antistaminico. Come parli bene. Dai ragazzi, smettetela. E questi due si amano, ma litigano sempre. Ma certo che il tuo Daddy è stato proprio carino a farci venire qui. Non sono mai salita qua su. La prima volta non si scorda mai. Sì, sì, un posto giusto, però per un film horror. Beh, ma lo sapete quante cose ci sono mai qui? Ranch, party, happy hour, all night long. Beh, possiamo pure ordinare la mente di pizza e sushi, poche, se c'è più insieme, no? Mi sa che prima di tutto devo fare un po' di ordine. Daniela, io non posso stare molto qui. Ma io vorrei rimanere qui se ci sei anche tu. Ma ragazzi, buttiamo via tutto. Guarda qui, c'è anche una chitarra. Cosa suonava il tuo vecchio piccolo te? Sai che non ho io. Io sono Sorella. Ma ora fermo, la chitarra non toccata. Ci teniamo tantissimo, mi raccomando. E guardate lì, il posto di domenica modù. Beh, da un video si dava giù messo papi cosa ti aspettavo. E guarda qui, quanti dischi, 33, 45 giri. Ci ne ha tutti vinto da tutti, detto, tanto. Dove? Era curioso. Ma c'è, che quello di Negramaro? Ehi, bimbi, quello che verranno rivisitato da Negramaro. I dischi, ovviamente, non usare, la cultura si tutela. Guardate qui, guarda questo cartone. È un reperto storico. Ma è dell'uomo di Neanderthal. Questa è una casetta per gli attrezzi? Forse risalta più della montagna. Sì ragazzi, va sicuramente, ma non possiamo tenere tutto, ok? Infatti, quella cosa va buttata, ora. Porteremo su il cibo alle casse, però facciamoci un tempo che lo faccio subito. Ok, così, aspetta che tengo tutti quanti. Ok dai, questa qui la metto vicino alla porta, così quando scendiamo la mettiamo via. Uè, 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 uè. Papà, ma ci fa un po'. Poi amore, tranquilla, ma te. Ma come parla questo? Signor Mario, salve. Io non c'entro nulla qui. Papà, ma che ci fai qui? Scusa, mio amore, hai ragione, dovevo prendere una cosa. Ciao, Daddy. Mi presento, sono Nicola. Piacere tutto, sai? E comunque non potete portarmi a questa data. Pensa un po'. Io avevo pensato di regalarlo. Per voi è un oggetto insignificante, ma per me è un pezzo di vita. Signor Mario, io gliel'ho detto subito. Pure io ho detto che andavate in ultra. Ma che bugiardo che siete. Comunque, ragazzi, ho fatto. Luca, il tuo unico problema è trovare cibo, non la radio. Papà, le cose vecchie vanno sostituite e dare spazio per le nuove. Dicono che sia questione di energie negative da liberare. E dicono, e chi lo dice? Scusa. Beh, ma certo, non è solo di loro, proprio esponente della biotopia, non è? E chi sarebbe sto Zenguru? Senti, io questo lo vedo strano, sai? Beh sì, anche io lo dico sempre. Oh. La smetti di fare il lecchino? Come lo dici bene, Mario. Voi due mi fate senso. Ma come sei antico, papi, non sai nulla. Ma qualcuno ti ha mai detto che esistono i computer, internet, Spotify? Questa cosa qui l'ho portata lì, ora. Nico, non basta. Oh, sediamoci, va? Da un po' insieme. Anzi. Deve esserci un libro da qualche parte. Ecco qui, mi ricordo. Il problema, sapete qual è? È che nessuno mi ha mai spiegato che questi oggetti hanno un velo di magia. Eh sì. Sì, signor Mario, ma chi li usa più? Quanto è poetica, vero? Progresso. Guardate, io sono vecchio, ma riesco a stare a passo con i tempi, sia chiaro. Proprio come la radio, a cui sono affezionatissimo. Sarà pure cambiato il suo aspetto, ma non la sua funzione. Voi non potete neppure immaginare come sia affascinante la sua storia. Beh, ma quando comincia questa storia, once upon a time. Com'è? Papà, intende dire quando c'è una volta? È parla potabile! No, ragazzi, veramente basta con le storielle. Vi ricordo che siamo grandi. Ma sì, noi siamo social, che noia queste cose antiche. No, invece no, perché vi ripeto, questi oggetti hanno un velo di magia. Thank you.
volta per me fu amore a prima vista, sapete? Anche per me. Oh, l'amore. Metto like a questo momento rimane. Ma papi, vieni qui a abbracciami, allora sì, ho romantico. Nico, metti la mano a posto. Erano metà degli anni 50. Quanta strada aveva già fatto la radio. C'era anche chi come Edison pensava che fosse soltanto una moda del momento. Ma voi lo sapete che il primo messaggio radiofonico fu trasmesso da un italiano? Già allora i medici nel mondo. Bravo, fu Marco. Ah sì, il grande Anselmo Marconi, no? Luca, ma che Anselmo! Guglielmo! Fai silenzio e falla parlare un po'. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Pagliarotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Allegro, dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Buonasera signore e signori, quello che avete ascoltato è il primo annuncio radiofonico. Non stiamo attraversando anni facili a dir la verità, veniamo dalla disastrosa fine della prima guerra mondiale e stiamo assistendo all'ascesa del nuovo partito fascista, che sembra avere principi e metodi poco democratici. La radio ancora privilegio di pochi, troppo pochi, ma già riesce a cogliere e esprimere i rumori e le sensazioni popolari. E così, mentre tra le strade c'è chi inizia a indossare la camicia nera, a saltare con il braccio alzato, voglio mandare un po' di musica per tutti quelli che, pochi, hanno un abbonamento, ma anche per i numerosi radioamatori abusivi. Papà, vuoi dire grado per grado, pian piano? Ma sì, papi, sei là.
alcuni e basta, no? Oh. Signor Mauro, ci dica un po'. Va. Allora, vi stavo dicendo, cominciarono ad inventare radio più piccole e anche molto meno costose. E poi tra fusci e rumori di fondo si poteva ascoltare la radio mentre si facevano tante cose. E cosa trasmettevano all'inizio? Ma qualche concerto, bollettini meteo, le notizie di borsa. Un'unica cosa era fissa. Alle 7 di sera andava a venire trasmessa proprio Mussolini, no? Su, non fare tappello. Non fate sempre questioni, su, dai, la radio doveva informare, educare e istruire, ma in Italia la voglia di musica doveva fare i conti con la censura e con il regista. Sapete, la radio stava diventando uno strumento di controllo.
Le parole americane, per esempio, dovevano necessariamente essere tradotte in italiano. Che ne so, Benny Goodman diventava Beniamino Buonuomo, oppure Louis Armstrong diventava Luigi Fortebraccio. Beh, guarda, ma questo è vivo però. Immaginalo oggi. È prima in classifica con il suo nuovo titolo, Alicia Chiavi. E chi sarebbe Alicia Case? Potrei farsi un censo del genere. La radio doveva essere uno strumento di fabbricazione di consenso, svolgere la sua funzione educativa e di indottrinamento politico e ideologico, sapete? Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione delle regioni, uomini e donne dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora assegnata dal destino, batte nei cieli della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Italiani, l'Italia proletaria fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e più compatta che mai. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: vincere e vinceremo! Reagiranno ad eventuali attacchi
La partita più alta prende. È un momento drammatico. Ragazzi, poi io non posso far altro che mettere un po' di musica. Bye.
una bella disgustante. No, 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 caro mio, perché vedi, la televisione ti costringe a restare imbambolato davanti a uno schermo. Invece la radio è un'esperienza privata, un'esperienza intima, capito? Però è vero, la radio sta a sognare. Eh sì, in effetti stiamo. Ascolti una voce e ti chiedi dove possa essere. È vero, mi chiedo sempre che faccia quello che parla. È vero, sai nulla. Questa è una cosa molto importante. Poi è come se parlasse sempre con me, come se fossimo soltanto io e lei. Ma dai. Roberto, ma smettila, lasciala un po' in pace. Ma come si può? Ma come si fa? Papà, ma lo sai che mia mamma l'ascolta sempre in macchina nel fuori al lavoro? Dice che le mette buon umore. Mio padre ascolta una trasmissione divertentissima. Beh, io accendo quando mangio, ma non l'ascolto tanto, diciamo. Luca, zitto! E fammi ascoltare il signor Mario. Io vado aiuto i miei a fare pulizia in casa. Mentre guidi, per esempio. Non puoi leggere un libro, per esempio, o guardare la TV. Mentre quando sei in macchina puoi ascoltare la musica, puoi seguire una rubrica, addirittura ascoltare uno spettacolo teatrale o un'opera lirica, capito? Finché ci sarà gente in macchina, ci sarà la radio. Ragazzi, tutti qui e mai dobbiamo andare. Dopo dobbiamo computare e se c'è necessità di rivedere tutto. Vabbè, bimba, tu sei uno, devi studiare. Da, computalo per un attimo. Sofia, andiamo, qui c'è un'aria di secchioni. Signor Mario, grazie, mi ha fatto venire una gran voglia di trovare altre informazioni sulla radio. Andiamo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Papà, ma quello cos'è? Ah, quello lì dietro. Quello è un amplificatore. Signor Mario, è così viva. Uè, papà, prima mi cantavi le canzoni del motugno nella piazza del paese. Uè, il giovane non ti allargare. Comunque non cantavo, insieme ai miei amici abbiamo aperto una radio. Ma papà, questo non me l'avevi mai detto. Tesoro mio, moltissimi ragazzi della mia generazione sognavano come me che la radio potesse dar vita al loro grido di libertà. Ah, sì, questo l'abbiamo studiato. Erano le vite delle rivoluzioni culturali, politiche e anche sociali. Un'altra guerra! Luca, ma cerca di essere serio in una volta. Vedete, la radio vive ancora di un linguaggio troppo necessario, troppo antico. È più figo ascoltare le trasmissioni in radio. È vero, può essere. Comunque venne voglia di cambiare, di accorciare le distanze. E sapete il primo passo qual è? La tempo, piena d'amore, di tenerezza, di passione. No, ti prego, che cosa fa te? La dedica. Voglio tornare a quegli anni. E proviamoci, la dedica durava un attimo. Facciamo così, chiudiamo il gioco. Questo brano è dedicato da Daniela a papà Mario. Quando sei qui
sperava che quel brevissimo messaggio potesse arrivare dappertutto, in Italia e nel mondo. Un papa va a vedere la conferenza quando costa una cosa. Non lo so, non sono un grande esperto, però se me lo dici tutto e sono mio, ci credo. A quel tempo la dedica faceva accorciare le distanze. Pensate un po', era come se il telefono e il radio si incontrassero, capito? Bentornati a Chiamate Roma 3131. Come già spiegato, è un programma dialogo, una zona radiofonica, nella quale il vero protagonista sei tu, caro ascoltatore, che con le tue richieste, i tuoi desideri, i tuoi problemi determinerai il ritmo della trasmissione. Con voi ci saranno tre redattori che non condurranno come normalmente accadeva fino a oggi, ma si adegueranno alle voci telefoniche degli ascoltatori. Domani, 21 luglio 1969, presteremo questo numero per i vostri commenti nella trasmissione televisiva in diretta che racconterà, se Dio vorrà, lo sbarco sulla Luna. Il 3131 di Roma oramai non è un numero qualsiasi. Quindi, buona luna! Oh,
Noi siamo arrivati da poco, ma ci stiamo già appassionando. Che meraviglia. Avete un paio di mani? Stai zitto! Dicevo, prima in Italia c'era il monopolio della RAI. La censura era molto rigida, sapete? I Beatles, per esempio, furono esclusi perché considerati suonati. E la stessa fine avrebbero fatto molti cantanti italiani, come i Nomadi, i Bimbi, e poi avrebbero segnato la musica italiana. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta a un'altra gente non mi darà. Semplicemente una musica in sottofondo e possono accadere una miriade di cose. Signor Mario, sembra emozionante. È vero, ha gli occhi lucidi. Su, signor Mario. Papà, che succede? Beh, Daniele, quando mi è venuto in mente come ci siamo conosciuti e tua mamma, è che ti posso dire, Daniele, eravamo due ragazzini, eravamo due ragazzini. Non finiscono all'alba e oh,
ma è certo che siete divertenti voi due, eh? Beh, papi, ma solo con queste sono. Oddio che l'altro. Beh, no, 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 attenzione. La radio ci fece conoscere anche la musica dance. E sinceramente, io e tua mamma ci divertivamo tanto. Lo ricordo una volta, sai? Sai, papà, ora che ci penso, la radio è come se scambiasse la vita stessa. Bravo, tutta tua palla, bravo. È come se fosse un orologio solo, capisci? Poi una volta ho sentito la partita del Milan alla radio. Che noia. Sento davanti alla TV e tac. Ricordi senza pace la partita? Sapessi, Nico, ai miei tempi le partite si ascoltavano la domenica tutti insieme, tutto il calcio minuto per minuto, era un vero e proprio ritmo. Poi alcune voci, guarda, sono rimaste nella storia, sai, è una cosa... Subraiter, Paolo Rossi in difesa, contrattacco di Cirea. Per questo per me la radio è un ricordo indelebile. Papà, ma lo sai che mi hai raccontato un mondo magnifico? Non l'avrei mai visto. Beh, vi ho voluto far sapere un po' di cose. Anche perché oggi siete bombardati da stimoli che non vi permettono neanche di leggere un libro. A me piace tantissimo leggere un libro, ascoltare musica, magari di notte, sapete, quando la cosa... Notti, macchine cade, e dove riporta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire il mare. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere finito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio, tu non vuoi smettere, smettere. Certe notti fai un po' di cagnara e senza che non cambierai più. Quella notte fa cosce zanzare le nebbie ai locali cui dai del tu. Certe notti c'è qualche ferita di qualche tua amica ti si infetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrice chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui. Giovano! Ci vediamo!
aveva ragione, certo. E poi d'inverno in radio. Quest'estate in spiaggia c'è una radio che la sentiva. Scusate ragazzi, a proposito, ma ditemi un po', ma la vostra radio, cioè la radio oggi, com'è? Uè papi, la nostra radio è visibile ora, hai capito? Vede signor Mario, ogni radio ha un suo canale social, addirittura televisivo, e ora la musica è solo un elemento di potere. Ah sì? Vedremo che succede. Dai ragazzi, ora si è fatto tardi, io meglio che scende da tua madre, va? Comunque papà, è bellissima scrivere la radio. Lo so. Poi magari un giorno vi darò altri dettagli, magari un'altra volta. Però ve lo dico, la radio me la porto io. La cooperativa di lasciarla qui, in fin dei conti non è così importante. Ne troveremo un posto in bella vita. Vero ragazzi? Full of stars, I think so. You.
scuola che c'ho, però. È troppo, la numero uno, non ce l'ho per nessuno. Allora, farò un esercizio di memoria questa sera perché ho deciso di non scrivermi nulla. Siccome sto esercitando la memoria in questo periodo, sono convinta che non dimenticherò niente. Allora, questo spettacolo è da tanto che lo stavamo organizzando, poi la pandemia ci ha interrotto, ci siamo bloccati. Questa è un'idea nata 2 anni fa. 2 anni fa insieme a un amico, Marco Carrozzo, e abbiamo scritto questo testo. Avevamo voglia di raccontare una parte, una fetta di storia del costume della società italiana in tutti questi anni, da quando la radio è nata fino ai giorni nostri. Ed è stato un po' come ripercorrere un pezzo di storia attraverso fonti, attraverso documenti, giusto professore? Perché quando si fa storia poi è così. E allora pian piano abbiamo messo insieme questo puzzle. Tutto è nato così. Voi sapete che abbiamo la possibilità, lo dico tutte le volte che facciamo queste manifestazioni, di avere i progetti PON, che per noi sono una grande ricchezza, sono i progetti che l'Europa ci mette a disposizione, noi ci partecipiamo e li vinciamo quasi sempre. E allora ecco che è nato questo mega laboratorio, perché avete, ormai lo sapete da anni, non abbiamo mai voglia di fare cose per piccoli gruppi, se non sono almeno 200 noi non siamo contenti. E allora ecco questi laboratori messi tutti insieme. Cominciamo a presentarli. Io vorrei cominciare invece da un laboratorio di adulti che sono insieme per le grandi competenze che hanno, è la band di questa sera, una band eccezionale. Io quest'anno alla Battaglini ho proprio un valore aggiunto, nuovi docenti che hanno portato veramente una ventata di aria nuova. Allora, cominciamo a presentare la band, la voce della meravigliosa Connie. Che è quella del mio amico, professore Nino Lacerini. Un'altra realtà, un'altra eccellenza martinese che è il contrabbasso di Camilla. Sentito suonare al pianoforte Nico Dravissino. E invece alla batteria giochiamo in casa un professore che ho scoperto quest'anno davvero davvero speciale, Pasquale Angelini. Poi la scuola è sempre un'entità, un'agenzia educativa aperta al territorio e abbiamo collaborato con 2 associazioni che ormai io collaboro con l'associazione polisportiva Arci di Martina Franca me li devo ricordare tutti. Allora partiamo dal laboratorio di strumento musicale che ha visto interessati tutti i ragazzi che sono lì dietro a suonare, bravissimi. Non abbiamo un corso musicale ma lo facciamo lo stesso e i professori che hanno creato questo gruppo musicale sono il professor Paolo Loparco, la professoressa Maria Grazia Cagliero e il professor Pasquale Angelini. Un'altra realtà meravigliosa della nostra scuola è il coro di voci bianche. Questi bambini sono bambini di seconda. Con l'obelico del mondo perché quando li ho visti così oggi erano unici
e Soli, e a curare questo laboratorio è stata la maestra Donatella Schiavone. Che ha visto invece una colonna della nostra scuola, che è Angela Schalke. Dove sta? Insieme all'esperta esperta Antonella Chiduna. Poi un altro laboratorio, quello di recitazione. Leggevo giorni fa che il Ministero ha deciso che il teatro è un elemento importante per la scuola. Abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, noi facciamo teatro da sempre e sappiamo che è un modo importante per mettersi in gioco, per lavorare su dei ruoli importanti e perché i ragazzi possano tirare fuori quelle emozioni che spesso sono sopite. Ma lo facciamo in tutti i modi, attraverso la musica, attraverso la danza. E con la recitazione i due esperti sono stati appunto il maestro. Stavo pensando, voi sapete che c'è stato un cambio della guardia, quindi praticamente abbiamo, no, il maestro che è diventato anche l'attore principale di questo gruppo insieme alla professoressa Maria Grazia. Diventare anche il prossimo assessore alla cultura, lo mettiamo lì. Allora, un altro laboratorio che invece rimane sempre un po' sopito perché non lo si vede all'opera in questo momento, ma che invece è fondamentale, il laboratorio scenografico. E le maestre, non le vedo, la maestra Bello e la maestra Chiarelli, dove sono? Facciamo mancare niente, la struttura vedete è enorme e dobbiamo ringraziare anche il marito della maestra Bello perché abbiamo bisogno di allora, io credo di non aver dimenticato nessuno, se non abbiamo avuto anche un'annunciatrice che ci ha fatto percorrere la radio nel corso degli anni. E dov'è Natalia? Eccola qua. Ma dagli anni 20-30 ai giorni nostri. Sul Sta Brava non ho dimenticato nessuno, adesso invece vorrei invitare qui vicino a me due persone speciali. Allora, l'anno scorso è successa una magia, abbiamo portato, non noi, abbiamo voluto fare il teatro anche per gli adulti e siccome da anni collaboriamo col presidente Luciano Violante, lui ha scritto la Clitemnestra, ha riscritto la Clitemnestra e ad interpretarla è stata un'attrice eccezionale che è Viola Graziosi. Poi abbiamo conosciuto anche suo marito Graziano Piazza, che è un attore, un regista. E allora quando dovevamo mettere in scena questo spettacolo ho chiesto loro se ci davano una mano nel coordinamento. Ovviamente non era semplice perché loro sono in tournée sempre, però sono stati davvero molto bravi in questi 3 giorni a darci una mano. Mi piacerebbe avervi qui con me. Viola e Graziano. Diciamo che i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con due professionisti che portano avanti questa magnifica arte del teatro e sono davvero speciali, davvero speciali. Appuntamento e questo non dovete perderlo assolutamente. L'anno scorso abbiamo fatto Clitemnestra, quest'anno il 4 luglio l'Istituto Comprensivo Chiarelli
porta, vi proprio vuole fare un regalo grande, portare dove l'abbiamo fatto l'anno scorso al Parco Lama d'Antico a Fasano, se tutto andrà bene, perché stanno facendo dei lavori ma abbiamo già il piano B, la Medea, sempre scritta dal presidente Violante, lei l'ha interpretata in maniera meravigliosa in occasione dei 30 anni delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. È stata una cosa incredibile vederla recitata nella chiesa di San Domenico a Palermo, proprio sulla tomba di Giovanni Falcone. Un'emozione forte che solo ripeterlo adesso mi fa venire i brividi. Io vi devo ringraziare, siete stati incredibili, non avevo dubbi, ma ci mancherebbe. Avete permesso ai ragazzi di incontrare un pezzo di teatro, perché loro due sono davvero un pezzo di teatro italiano. Grazie. Vorrei anche ringraziare la maestra Wanda Corrente, perché è l'organizzatrice di tutto quanto, e il mio DSGA che faccio disperare, perché poi bisogna fare i conti non sempre tornano, che è Massimiliano Minelli, grazie di cuore. Allora, grazie a voi genitori, perché credete nella scuola, perché portate i vostri figli alle prove anche 2-3 volte al giorno, anche col caldo, e perché ci accompagnate sempre con tutta la vostra pazienza. E grazie ai miei docenti, che io dimentico, poi mi stai mettendo in difficoltà che senza occhiali non vedo una mazza, sì? Professionista Lorena Carrieri, l'abbiamo ringraziata. Lorena Carrieri, ah, era quella, eccola, sto vedativo io. Eccola qua, Lorena Carrieri, bellissima e bravissima, grazie Lorena. Grazie. E poi un grazie anche al Service. Forse non ho dimenticato, né tanto lo so che poi, però mi dovete consentire adesso, sì, no, lo stavo dicendo per il prossimo appuntamento, un'altra conoscenza, perché la vita è fatta di incontri. Io ho anche una reggenza in questo periodo in una scuola di Celia Messapica e giorni fa un'ex professoressa di questa scuola mi ha detto: ho scritto un libro su Dante con il professor Trifone Gargano. Io l'avevo già sentito parlare tante volte, anche perché molti miei docenti hanno fatto con lui corsi di formazione eccetera, e lui ha questa caratteristica particolare, lui conosce tutto su Dante, davvero siamo ad alti livelli. Però, come ha detto prima, non facciamo queste analisi, queste cose, leggiamo per dare una carezza al cuore, ed è proprio così. Lui riesce col suo accento barese, che per me tu sei un cabarettista nato, penso che lo sai benissimo, sai arrivare al cuore di tutti, e lui riesce a fare cultura in maniera molto, molto forte, molto empatica. Con il professor, io ormai ti chiamo Trifone, con Trifone faremo delle attività che riguarderanno l'educazione civica e presenteremo anche a breve, tra Martina e Cisternino, un libro su Pierpaolo Pasolini, quest'anno non potrebbe che essere così. Davvero ci consente di entrare nel mondo della cultura, della poesia, in maniera particolare, ma poi noi ricordiamo sempre tutto di quello che tu mandi, anche quel monologo che hai fatto prima, davvero ci è piaciuto. Quindi, credo ringrazio anche il teatro, ringrazio Santino, insomma ringrazio tutti, sempre qualcuno lo dimentico, lo so, però perdonatemi, e davvero vi aspettiamo il 4 luglio, riuscirò a farvi arrivare la locandina per poi prenotarvi, perché sarà un appuntamento da non perdere. Grazie a tutti, e io con l'obelico del mondo farei un saluto, che dite, eh? Così magari lo cantiamo e lo balliamo tutti quanti. Grazie, grazie di cuore.